Oh Saraceno, oh Saraceno, bello guaglione, oh Saraceno, oh Saraceno, tutte femmine fanno innamorare. Guarda. Grazie. Che dedica che ti ha fatto Memo. Perché poi parlare di Carosone con Edoardo Scarpetta significa raccontare due grandi storie italiane. Ovviamente quella di Carosone e ovviamente quella dell'Edoardo Scarpetta, della quale tu porti il nome. Sì. Perché Edoardo Scarpetta, grandissimo commediografo, Miseria e Nobiltà, tanto per capirci, era il tuo trisavolo, giusto? Sì, sì, era il mio trisavolo, stiamo parlando del 1853, padre di Edoardo De Filippo, per una serie di figli che lui non ha riconosciuto, che lui ha fatto con la nipote di sua moglie. Ecco, perché, avevo parentesi, Scarpetta pare che avesse almeno 9 figli, ma forse anche di più, sì. Giusto? Sì, era un uomo così vivace. No, non lo sapremo mai. C'è qualche cugino sparso. Sicuro sparso da qualche parte, sì. E, sì, lui ha fatto questi, i De Filippo sono figli di Edoardo Scarpetta. Sono figli suoi, e quindi Edoardo, Titina e Peppino sono figli di Edoardo Scarpetta. E perché non portavano il nome di Scarpetta? Perché lui li ha fatti non con Rosa, sua moglie, ma con Luisa, la nipote di sua moglie, e non li ha riconosciuti. E quindi Luisa De Filippo ha dato a questi tre bambini il suo cognome. Poi però pare che Rosa si fosse un po' vendicata perché uno dei figli pare che fosse figlio del re. No, non si è vendicata. All'inizio, quando stavano insieme, lei era già incinta, pare di Vittorio Emanuele, re d'Italia. E Scarpetta ha detto, ci penso, lo cresco io, lo riconosco io e tu mi dai i soldi, insomma, queste dinamiche. Detto così non è bene. Per dire un uomo generoso, invece mi dici così, mi casca no, tutto. Eh, peraltro Edoardo Scarpetta, anche Filomena Marturano, non so, poi ci arriviamo, poi parliamo anche di Edoardo. Parliamo invece di Carosone e faccio subito vedere un'anteprima di quello che vedremo stasera. Il film si chiama, una sola puntata, Carosello Carosone. Vediamo. Guarda casuno con un stemma rete, una cupulella che vi si era izzata, passa scampagnando per tu l'edo, con mano a papà te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, si è da me che tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi te siete disturbati. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma esorda per camel, ti deri dalla borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, siete a me non ci sta niente a fa, ok napolitan. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. E sei proprio tu che canti, peraltro questa è una canzone meravigliosa, che abbiamo cassata, cantata, rieditata, ballata, riballata, intere generazioni. Pensate, Carosone era nato nel 1920, la sua musica divenne proprio un po' anche l'inno di un'Italia che usciva poi dalla guerra, eccetera. Che emozione hai avuto nell'interpretarlo? Tu sei giovanissimo, quanti anni hai, Edoardo? Ad aprile 28. 28. Che emozione hai avuto? Ho avuto una gioia immensa. E non ti nascondo che quando ho fatto il provino sapevo che, vedendo le foto di Carosone da giovane, anche con mia mamma, con mia sorella, con gli amici, c'era la somiglianza un po'. Quindi, vediamola la foto, va, facciamo. Non so se c'è una foto. C'è sicuramente una foto dei due di Caroso, di Renato, giovanissimo, ora arriva. Speravi? Quindi sì, ecco. Sono andato là. Sì, il viso lungo. No, ma ci sono foto in cui ancora da giovane, proprio giovane, giovane, giovane. Quindi tu guardavi la foto di Carosone e io dicevo, non è che sono io, però c'erano delle ottime speranze, cioè, secondo me ci speravo tanto. E cioè mi immaginavo quei capelli gelati, capito, tutto ordinato, quei completi. Eri già pronto. Io già stavo sul pezzo. E no, è stata una grandissima emozione, anche per la preparazione che è stata. Con Ciro Caravano noi abbiamo registrato, cioè noi ci siamo messi a studiare, io mi sono messo a studiare canto e pianoforte, perché la produzione mi ha detto, Edoardo, senti, noi stiamo pensando di farti fare delle lezioni di canto, tu avresti qualcuno? E ho detto, guardate, io chiederei a Ciro Caravano, che era il mio insegnante al centro sperimentale di canto. Ho chiamato Ciro, Ciro mi ha detto, guarda Edoardo, ti faccio sapere, devo spostare delle cose qua e là. Lui poi mi ha chiamato dopo 40 minuti e mi ha detto, Edoardo, ci sono. E quindi io alla produzione ho detto, signori miei, cioè, sapevo che c'era Bollani.
Quindi ho detto, ecco, c'è anche, diciamo, Ciro Caramano. Cioè, la parte musicale è stata curata da un grandissimo artista italiano che è Stefano Bollani, pianista anche lui poliedrico, perché poi la bellezza di Carosone è che lui mischiava, aveva studiato pianoforte classico, però mischiava il jazz con le sonorità africane, andò pure in Africa, giusto? Lui ha vissuto 9 anni in Africa. E a fare cosa? E lui ha vissuto 9 anni in Africa, e questa qui era una delle cose, delle tante cose che io non sapevo, come il fatto di Pino, che lui ha riconosciuto, che ha lasciato a 39 anni. Lui ha 17 anni. Chi è Pino che ha riconosciuto? Non mi dai, mi fai degli spoiler? Cioè... Pino è il figlio. Sì, no, raccontacela questa storia. Che tra l'altro io non sapevo, l'ho scoperto in realtà da poco, che è una cosa inedita che noi diciamo nel film. Perché nella biografia edita da Federico Vacalebre e Carosone parla di Pino come figlio suo. Mm. Dice, ah, in Africa diventammo 3, io, Lita e Pino. E però poi io leggevo su Wikipedia che in realtà Pino non era figlio suo, quindi io poi a un certo punto ho detto anche a Lucio, ma sto fatto che il figlio, eccetera, eccetera. No, Pino è venuto e ci ha detto che, ci ha confessato che in realtà lui è stato riconosciuto, perché Lita, quando si sono conosciuti, aveva Pino, questo bambino di 5 anni. La moglie, che conosce. Torniamo all'Africa. Lui va in Eritrea. Eritrea a suonare, e la prima esperienza, lui aveva 17 anni, si è diplomato al conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli e va in Eritrea a suonare, e la sua prima esperienza non va bene, perché lui suona per dei trasportatori, dei camionisti bergamaschi, gente che non apprezza la sua musica, e quindi già immaginiamoci uno di 17 anni nel 37 che va in Africa e va male. Poi, dopo mille peripezie, arriva ad Asmara, da suo cugino Antonio, all'Odeon, dove conosce Lita. Tra l'altro una cosa bellissima e curiosissima che io non sapevo, ma secondo me nessuno sa, che c'è nel film, che magari qualcuno può pensare, vabbè, romanzata. Quando lui si salva la vita, lui si è salvato la vita in mezzo al deserto suonando la fisarmonica. Lui nel libro, questa cosa non la sapevo, lui e questo Remy, non mi ricordo come si chiama, se ne va per andare ad Asmara, vanno in questo campo, aveva fatto i passaporti falsi, tutte cose, perché avventurose, no, in Africa, il deserto, cosa attraverso fanno? Il deserto per andare ad Asmara, quindi da un'altra parte. Che cosa succede? Superano 9 posti di blocco, al 10° vengono praticamente sequestrati da una tribù indigena che li considera delle spie, perché pensano che la fisarmonica di Carosone sia una radiotrasmittente. Oh Gesù! Panico. Anche lui, non è... Questa cosa c'è nel film, non radio. E suona la fisarmonica, e noi nel film abbiamo scelto la mazurka di Migliavacca, lui suona la fisarmonica. Questa tribù si mette a ballare e il capo tribù gli chiede un autografo. E lui gli fa un autografo. Quindi il primo autografo di Renato Carosone lui l'ha firmato al capo tribù. In Africa. Cioè, quindi mettiti nei panni del capo tribù, che c'era di fronte Renato Carosone, che ne so, 20 anni. Meraviglioso. E poi, insomma, lui peraltro, forse non tutti sanno che è stato il terzo italiano ospite dell'Ed Sullivan Show, mitico programma televisivo, è stato in classifica negli Stati Uniti, che insomma non è una cosa da poco. È stato il primo italiano a suonare la Carnegie Hall a New York. Ecco, che il terzo c'era Manilla Pizzi, Domenico Modugno e appunto Renato Carosone. Sì. E quindi avete qualche ricordo collegato alle sue musiche? Io. Vai, Mariolina. Io, ragazzetta, sono andata a sentirlo alla Bussola, quando esisteva la Bussola di Bernardini, e quando cantavi lì eri praticamente uno dei primi in Italia. Bellissimo. E devo dire che inguattata lì canticchiavo dietro, quindi conosco anche le parole della canzone. Io penso che Tu vuoi fare l'americano sia molto più esplicativa di interi trattati di sociologia, sì, su quello che avveniva, si tra i giovani. Si è già fa, esatto. Tu puoi vivere la moda, cioè, ma se bevi whisky e soda tutte sente di disturbare. Quindi stai male. E poi i soldi di mamma, diciamo è l'inno dei bamboccioni, sì, ante litteram. Che poi questa, la genialità di Carosone sta proprio in questo, che lui in una Napoli nella miseria nera, reduce dai bombardamenti, univa alla napoletanità e alla realtà che lui aveva intorno, quindi Tu vuoi fare l'americano è, come giustamente dicevamo, è Tu vuoi fare l'americano, cioè ti metti i pantaloni con lo stemma dietro, ti metti la coppolella da baseball, unito a delle musiche straordinarie da grande direttore d'orchestra qual era, entrando nella storia, nell'eternità, con Tuo fare l'americano, che è Pappa l'americano, come dicevamo. Esatto. Tra l'altro l'hanno remixata e abbiamo ballato bellezza, anche. Infatti, sì. No, ma
vabbè. Ma qual è la tua preferita, Memo? Ma un po' tutte, perché facevano parte del mio repertorio quando girovagavo per l'Italia. E accennacene una, con il dai, mio dai. Complesso. Ma ce ne sono tante. Tu vuoi fare l'americano, americano, 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 ma se poi riprende un po' anche Alberto Sordi, no, Serena? Un americano quando a Roma, certo. Voleva fare l'americano a Roma, certo. E poi c'era Torero, che io ricordo a memoria. O Saracino. Certo. No, ma se ci mettiamo qua a dire quali sono le più belle... Quante sono, hai idea di quante siano le canzoni? No, ma tu... O Russe a Rosso. Quante ne abbia scritte? Scusa? Delle cose di capolavoro. Le canzoni di Carzone, quante ne ha scritte? Quante ne ha fatte? Quante ne ha fatte? Un'infinità. Quante ne avrà fatte? Ma non so, ragazzi, adesso non... Ma le più popolari sono quelle che abbiamo menzionato qui. Preparato, Torero è meraviglioso. Edoardo, poi tu hai suonato anche. Ci sono dei momenti, questo qui era parte della preparazione con Ciro, ci sono dei momenti nel film in cui io suono il piano, sono io che suono il pianoforte. Io non avevo mai messo mano ad uno strumento musicale, non solo al pianoforte, non avevo mai messo... E precisamente io suono nei momenti della creazione di Maruzzella, Caravan Petrol e Tuo fa l'americano. Poi però guardando il film, che io l'ho già visto 3 volte, che l'ho visto una volta con Lucio Pellegrini, se che ci è piaciuto. Sì. Puoi dirlo, dai, sì, ma noi siamo sì, felici. Sì, 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 però chiaramente sono io, quindi è difficile dire. L'ho visto una volta, ti trovo. L'ho visto una volta con Lucio. La seconda volta i giornalisti che mi facevano le interviste avevano ricevuto un link. Ok, quando io ho detto questa cosa a mia mamma e mia sorella, hanno detto non esiste proprio, Edoardo. Cioè, lo dobbiamo vedere subito anche noi, fatti dare un link, parla con l'ufficio stampa. E quindi mi sono fatto dare il link. Una sera per controllare il link, stavo a casa col computer, ho aperto il film, mi sono emozionato, me lo sono rivisto tutto e poi l'ho rivisto con mia madre e mia sorella. Quindi, e loro che ti hanno detto? Dopo mia mamma ha pianto in diversi punti, questo è naturale. Dimmene uno. In ospedale, vabbè, te lo dico quando che succede, cioè sono degli spoilerini. No, non li facciamo, però lo spoiler che voglio fare è importante, è che il Carosone fu, diciamo, innovativo anche nella sua uscita di scena, perché era il 1959, se non sbaglio, sì. E lui era all'apice del successo, fece un'ultima apparizione televisiva che non abbiamo, mi sembra di capire, no? Va bene. Però c'è su Rai Play, serata Carosone. Perfetto, e lui salutò tutto il suo pubblico. Sì. Anche lì, diciamo... Lì, completamente a sorpresa, sì, anche perché io mi immagino sempre... E come sempre... te lo sei spiegato? Perché si vuole ritirare dalle scene così presto? Ma guarda, io la trovo una scelta comprensibile, perché lui è arrivato, come dicevamo prima, alla Carnegie Hall a New York al massimo. Quindi lui ha detto, signori miei, dopo questo non c'è più, si può solo scendere. E io prima di quel momento me ne vado. E ci può essere anche un altro motivo, ci possono essere altri 2 motivi. Chissà quanta roba c'aveva in testa Carosone all'epoca. Il fatto che lui girasse il mondo e girare il mondo nel 55, nel 50, in quegli anni là, non è girare il mondo adesso. Cioè, chiaro. Nel senso, tu non quindi puoi... era anche stanco, tu secondo non, te. Cioè, puoi curare ancora meno di oggi gli affetti, la famiglia... Quindi perché lui... questo matrimonio invece con Lita era molto solido, con questo figlio che lui aveva riconosciuto, si ritirarono a vivere vicino Bergamo, peraltro. Esatto. Singolare questa coincidenza. E lui girava il mondo, cioè mi immagino nel 55 una tournée a Cuba, tu stai a Cuba, ci vediamo, sentiamo magari col telefono ogni tanto, non è come adesso che parti, vai, c'è un volo da 10 euro, vai, ritorni. Perché poi all'epoca era prima, credo, della prima della rivoluzione cubana, per cui andò a Cuba, sì, inaugurando, tu, beh, sì, poi andò su, ovunque, dopo Caracas, ovunque, Rio de Janeiro, Madrid, va bene. Veniamo a te, vediamo un po' di fiction che ha girato il nostro Edoardo Scarpetta. Vai. Io non voglio avere il porto acceso e non voglio che c'è il povero cristiano con babbuio. Volete avere la porta in faccia? Voi credete che è bello? Io non posso sopportare. Io voglio bene. Io sono la sora vostra. Tu non sei più la sora nostra. Voi avete ripudiato, capito? Lucido si è morto con noi. Ragazzi! Tutto bene, Jerry? Harry, tutto bene? No, no, non si può fare questo tutte le notti. Dai, c'è un po' di gente, Jerry. Harry. Ma siamo un locale notturno qua. Sei vecchio, Jerry. Manca l'amica geniale che tu hai girato e che per la televisione è successo internazionale. Sì. Questi erano invece Capri Revolution e... La tristezza e il suono leggero. Capri Revolution, parliamo di un grandissimo... Martone. Martone, sì. Ma è vero
che come si dice che Martone vuole girare un film sul tuo esimio Trisavolo? No, non è che lo vuole girare. Lo sta girando? Il film è finito, il film è in magazzino. Il film è in magazzino. Ah, perché non può uscire, il film certo. È in magazzino perché abbiamo finito di girare il 31 luglio. È arrivato Carosone, vai, sì. Vediamolo, io ci tenevo a vederlo. Quando mi impunto. O Sarracino, o Sarracino, o bello uaglione, o Sarracino, o Sarracino, tutte femmine fa suspirare, e belle facce, e belle core, sapa fa amore, e malandrina, e tantatore, si ho guardata va fa innamorare, e una bionda sa valena, e una bruna sul mare, e valena calamita, queste femmine che la fa, o Sarracino, o Sarracino, e belle facce, e belle core, si ho guardata papà innamorata. Suonava non guardando la tastiera, no? Guardava solo guarda la telecamera. Sì. Queste qua, nel senso, molte di queste qua, o Sarracino, tuo fa l'americano, erano semplicemente, Memo, tu, nel senso, non vorrei offendere tipo. Voi pianisti, però è semplicemente un pa, sì, cioè, sì, certo, certo. E quindi un pianista come Carosone te lo può fare... E questo, capisci? Lo so fare pure io, tra l'altro, perché l'ho imparato. Solo tu, questo, guarda, però. Lo so fare anch'io, figurati. No. Senti, e tornando a Edoardo e al sangue che scorre nelle tue vene di teatro, tu hai deciso di fare l'attore quando? E il fatto di essere portatore sano di questo bagaglio enorme. E poi con De Filippo hai rapporti, sono curiosa con gli discendenti allora, di Edoardo. Allora, Peppino, ti rispondo in ordine. Sì. Io ho deciso. Perché è lunga la chiaramente. Io ho deciso a 9 anni perché mio padre mi ha iniziato. Io ho cominciato con mio padre a 9 anni con Felicello e Felicella per i 150 anni dalla nascita di Edoardo Scarpetta. Quindi, innanzitutto, mettiamoci nei panni di un genitore Mario che chiama suo figlio Edoardo Scarpetta. È chiaro che si augura che faccia l'attore, no? Scherzo. E io stavo in tournée, andavo in tournée con mamma e papà, nei pulmini, in tournée li accompagnavo, quindi vivevo le quinte. Dietro le quinte, tutta la vita degli attori in tournée, quindi nel pulmino vai in Calabria, poi vai in Puglia, poi vai da un'altra parte. E nulla, io ho cominciato e quando uscivo di scena a 9 anni ero proprio il bambino più felice del mondo. Vabbè. Quindi io non ho mai avuto un piano B, non ho mai avuto un... Però potrei fare anche io ho sempre saputo di voler fare questo, a tutti i costi, a costo di farmelo io, a costo di crearmelo io in qualche modo... Poi il rapporto con i De Filippo, io, Luca, io sono del 90, scusami, Edoardo, sono del 93, non l'ho mai conosciuto perché è morto certo, nell'84. Vabbè, sì, certo. Luca De Filippo, io lo avrò incontrato 2 o 3 volte nella mia vita, e una volta me la ricordo perché eravamo in camerino io e mia madre da lui e lui si lamentava dei tatuaggi che aveva, che io non mi aspettavo proprio. Lui c'aveva dei tatuaggi grandissimi sugli avambracci, cioè avevo un polipo dietro la spalla enorme, ma io stavo lì bambino tutto affascinato che li guardavo e lui me ne parlava però come degli errori di gioventù. Chissà il padre cosa gli aveva detto un po' chissà questo. Il padre cosa gli aveva detto, non lo so. E quindi poi l'ho incontrato ai 30 anni dalla morte di Edoardo De Filippo, andai a recitare delle poesie in radio e c'era Luca e invece Luigi De Filippo non ho memoria, forse non ci siamo neanche mai visti. Quanto sei orgoglioso e quanto invece essere portatore di questo bagaglio così importante, perché poi Edoardo Scarpetta è Miseria e Nobiltà, tutti ci ricordiamo il film con la scena della pasta asciutta, sì. Totò che mangiava la pasta asciutta sul tavolo, ma quella Vincenzo è padre a me, sì. Com'è, no? Sì. Vabbè, c'è un capolavoro assoluto, sì. Ma c'è Filomena Marturano pure, per cui, insomma, di Edoardo De Filippo, sì, certo. No, appunto, quindi che cosa, quanto ti pesa invece, quanto ti ha... No, è motivo di grande orgoglio, è un grande onore innanzitutto, perché ecco. So da dove vengo e so che cioè, cosa... Cioè, non hai mai avuto la sensazione di dire, oddio, potrò mai essere all'altezza di tutto questo bagaglio? Ma no, ma questa cosa, anche volendo, è impossibile, perché al di là della grandezza che sono stati queste persone dietro di me... Erano proprio altri tempi, cioè Edoardo Scarpetta ha rivoluzionato il teatro e stiamo parlando del 1880-1900, proprio altri tempi. E, quindi no, per me è soprattutto un onore. E io rispondo
non è colpa mia quando mi viene fatto pesare. Certo. Nel senso, non è... Però mi sembra che hai l'approccio giusto, di grande umiltà, non è che c'è un problema di confronto, no? Sì. Ultima domanda, l'amica geniale, dove interpretavi? Pasquale Peluso, stiamo girando, adesso stanno perché io il mio l'ho fatto, adesso devono semplicemente decidere se il mio personaggio, perché il mio personaggio cresce, quindi devono capire se sono io, se sono io fino a quando, forse cambiano, non si sa, devono deciderlo gli altri capi. Ma Pasquale è il fidanzato della Pasquale scrittrice? Pasquale no. Questo, tante persone lo scambiano, ma tu sei il fidanzato di... No. Io nella prima stagione Pasquale si dichiara lì l'amore eterno, cioè, e lei dice no, io ti voglio bene come un, come un fratello, e io come un fratello, e resto così. Ti è mai capitato nella vita? Sicuramente sì, ma non mi ricordo. L'hai rimosso. Edoardo, sei simpaticissimo, se non avete altre domande da rivolgere al nostro valoroso ospite, non mi resta che dare a tutti l'appuntamento per stasera, in prima serata. Carosello, Carosone, sono sicura che passerete un momento di grande gioia, di levità e di poesia in onore di questo grandissimo italiano. Grazie Edoardo. Grazie a voi.